sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hace conmigo. Me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Quizás sí, quizás no, si no solas tú. Escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Miente, no me importa, creeré lo que digas tú. Olvidaré, no te he visto con él, si lo juras tú. ¿No ves que estoy llorando como un niño? Bendigo, pido tu cariño. No tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como habéis visto, te estoy tocando. Tú eres mi vida. Per cominciare, prima di tutto, signora, desidero che mi racconti come lei ha vissuto l'inizio della sua relazione sentimentale. Nel migliore dei modi. Sì, ma come si comportava lui? È sempre stato violento? O, per intenderci meglio, all'inizio del matrimonio ha mai mostrato dei sintomi di instabilità mentale? No, dottore, no. Io e Juan Miguel ci amavamo molto. E amavate. Con questo mi vuol far capire che non è più così. No, ha ragione. Purtroppo devo ammettere di esserne ancora innamorata. Capisco. Continui pure, la prego. I problemi cominciarono dopo alcuni anni. Esattamente quando e perché? Per la sua gelosia. Lei deve scusarmi, signora Narvallo, ma purtroppo un medico deve conoscere tutti i dettagli per poter affrontare il male con più successo. Mi dica, lei gli ha mai dato dei validi motivi per essere geloso? No, dottore, no, questo mai. Le ho già ripetuto che i rapporti erano ottimi. Però all'improvviso ha cominciato a vedere fantasmi ovunque andasse. Mi seguiva, mi spiava, mi sentivo quasi soffocare. Mi interrogava, cercava sempre di cogliermi in errore. Era una gelosia ingiustificata, dottore. Ma io lo perdonavo e cercavo in tutte le maniere di non dargliene motivo. E ora desidero che mi parli di sua suocera, di quella figura paterna tanto violenta. Don Edmondo, da quando lo conosco è stata una continua lotta. Per quanto ne sappia, è stato un padre autoritario, molto severo. Quando Juan Miguel si è sposato con me, non era d'accordo. Non è venuto neanche alla cerimonia. Non mi ha mai sopportato e ha sempre parlato male di me. Poi le cose sono precipitate. Perché? Io cominciai a lavorare all'agenzia e a Juan Miguel non è mai andato giù Thomas. Era molto geloso di lui. La prego, sia sincero con me. Guarirà. Purtroppo non posso garantirle nulla, signora Narvar. Dipende molto da lui. E soprattutto dalla collaborazione che saprete darmi voi. Vede, io ho potuto constatare che sia lei che suo padre sono le persone che hanno maggiore ascendente. Tiene molto alla vostra opinione. Sì, è vero. Quindi lo capisce anche lei, siete voi le uniche persone che possono aiutarla. Purtroppo potreste anche peggiorare le sue condizioni. Ma non si preoccupi, signora Narva. La terrò informata di tutto quello che tenteremo sul paziente. La ringrazio molto. E non posso salutarlo, la mia presenza lo può aiutare. Non deve vederla. L'assicuro che appena sarà possibile l'avvertirò subito. Oh, dottore, perché no? Eppure lo ha sentito anche lei quando mi ha pregato di non andare via, di non abbandonarlo. Io gli ho promesso che sarei tornata presto. Non avrebbe dovuto farlo. Juan Miguel, per fortuna, sta faticosamente riprendendosi. Lui deve affrontare da solo i suoi fantasmi. Non si preoccupi, mi farò vivo io, d'accordo? Però neanche per un breve saluto. Senta, io penso che per ora sarebbe meglio di no. Dottore, la prego, è molto importante per me. Va bene, ma soltanto per un istante. Grazie. Thank you.
Sei tu, vero, Lisa? Lo sapevo che saresti tornata da me. Sì, sono tornata. Siediti. Dammi la mano. Non posso restare morto. Sento tranquillo con te. Solo così. Io non sono pazzo. Vero, Lisa? Sei malato, caro. Ma guarirai presto. Non mi riesci di mettere in ordine le idee. Per quanto mi sforzi di rimanere il più obiettivo possibile, ho una gran confusione nella testa. I pensieri, i ricordi belli e brutti si confondono. Soltanto un nome la mia mente percepisce con chiarezza. Un volto si fa strada nel caos. Luisana, la mia anima tormentata trova finalmente sollievo. Riposati. Devi dormire, Juan Miguel. Non parlare più. Parla, ti prego. Fallo tu. Di che? Non lo so. Di te. Di me. Di noi due. Di quando eravamo felici. Te lo ricordi? Tu mi amavi. Quando eravamo felici. È passato tanto tempo. Ricordi quando ci siamo sposati? Quando ti ho incontrato? Sono stato uno sporco vigliacco. Ti ho umiliato. Non è stato sempre così. Ci sono anche tanti ricordi belli. Quando tu mi abbracciavi, amore. Quando correvamo felici sulla spiaggia e ci tuffavamo insieme nell'oceano. E quella sera, ricordi, quando cominciò a piovere, ma le prime gocce ci trovarono a riparo in quella vecchia cabina. Appunto penso che eravamo pazzi. Eravamo pazzi l'uno dell'altro. Era così, vero? Come eravamo innamorati. Io lo ero davvero. Ero pazza di te. E anch'io. Luisana, perché non torniamo a vivere insieme tutti e tre? Perché è così difficile? Non è più come una volta, accetta la realtà. Tu non mi ami. E questo è il motivo. Non mi ami. No. Non è per questo. Io sono terrorizzata, famiglia. Ho paura del futuro. Ho deciso di guarire. E ci riuscirò. Tornerò ad essere quello di prima. Ti farò passare le tue paure. Sarà di nuovo stupendo come all'inizio. Voglio essere il miglior marito di tutto il mondo. Il marito più innamorato, il più felice. Non voglio stare lontano da te, ti amo.
Lussana. Lussana mia. Che nome bellissimo che è. Lussana. Tesoro. Dormi, Juan Miguel. Sto bene, non ho bisogno di dormire. Ma tu devi riposare. Adesso sto bene. Così abbracciato a te. Sono davvero felice. Adesso riposa. Mi hanno dato poco tempo per stare qui con te. No, io non voglio che te ne vada. Non voglio che mi lasci. Sta tranquillo, ti prego. Che cosa ci è successo? Perché non siamo rimasti sempre come allora? Ora non pensarti. Perché? Come mai è cambiato tutto? Perché? Adesso basta, voglio. Devi pensare soltanto a star bene. Voglio che tu dorma, che ti riposi. Luisa. Mi piace chiamare il tuo nome. Lisa. Sì. Tu sai cos'è l'amore? Noi due. In questo momento. Finalmente non avere più nessuna paura. Scaldare il tuo dolce corpo e non vivere più nell'angoscia. Questo. È molto bello quello che hai detto. Per chiarire le cose sono andata a casa di Juan Miguel e ho chiesto scusa a Don Edmundo. Peccato che tra noi le cose non siano mai andate come dovevano andare. Aspetta un momento, io non ti ho mai ingannato. Sono sempre stata sincera con te. Sì, è vero. Però Vittoria, forse senza volerlo, tu mi hai utilizzato. Sono stato l'arma che hai usato contro Juan Miguel e io purtroppo ho accettato questo ruolo. Per favore, Paul. Ma non hai considerato che io sono un uomo pratico? Le parole non mi ingannano e continuo a pensare che tu stia sbagliando di grosso. Me lo ripeti sempre. Però io non sono d'accordo. Non si può abbandonare la lotta. Dobbiamo batterci per quello in cui si crede.
Sì, siamo d'accordo. Ma tu stai inseguendo qualcosa che esiste solo nella tua fantasia. La tua incapacità a saper perdere, la tua voglia di successo, ha fatto sì che il pensiero di Juan Miguel diventasse un incubo per te. No, no, questo no. Sì. Hai ragione in tutto, ma per quello che riguarda lui ti stai sbagliando. Sì, in principio non sei stata travolta. Ma poi Juan Miguel è diventato una vera ossessione per te. Non riesco più a dormire, Paul. Vorrei tanto che le cose non fossero così. Vorrei poterlo dimenticare, vivere felice. Ma non riesco proprio a non pensarci. Voglio dirti una cosa. Ma per favore, non pensare che sia una volgare minaccia. Io voglio allontanarmi per un po', preferisco star solo. Continua la tua lotta, se hai scelto così. Io rimango in disparte, dietro le quinte. Però se un giorno perderai la guerra, io non sono pessimista, ma sono sicuro lo stesso che la perderai. Forse quel giorno non mi troverai solo. Paul, per favore. Mi dispiace, Vittoria, ma dovevi saperlo. Salve, che sorpresa, come va? Passavo da queste parti. Beh, no, la verità è che sono venuto apposta. Perché volevo sapere se manca qualcosa, se potevo dare una mano, se Juan Miguel ha ricevuto delle bollette, delle fatture. Le fatture, eh? Senta, mi ascolti, cercherò di parlarle molto sinceramente. Io ho pagato quello che ho potuto alcuni giorni fa, credo la luce. E ora le do la ricevuta. No, 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 non preoccuparti, lascia perdere. Pedrito, ascoltami, sono venuto qui per chiederti scusa. Ma che cosa sta dicendo? È sicuro di stare bene? Lei si sta scusando con me? Sì, sì, è così. Comunque non sto bene. Non sto bene per niente, Pedrito. Ah, Juan Miguel? Vedrà che guarirà presto. Sicuramente il mio amico troverà la forza di reagire e non finirà la sua vita così. Ma mi dica una cosa piuttosto, c'è qualcosa che non va? E non vuole che io... Sai una cosa, Pedrito? Mi sta accadendo qualcosa che mai avrei pensato potesse succedere ad un uomo. È qualcosa che mi sta agitando dentro. E non è niente di fisico, no, no. È qualcosa che va molto più in là. Te lo giuro, io stavo guidando lì. E ho cominciato a sentirmi di dentro qualcosa di strano, una specie di groppo. Io mi vergogno a dirtelo, però mi viene come voglia di piangere, ecco. E perché dovrebbe vergognarsi, Don Edmond? Siamo fatti di carne e ossa, no? La storia che un uomo non deve piangere ormai appartiene al passato. Quando uno ti diceva, ehi ragazzo, gli uomini non piangono. E noi inghiottivamo le lacrime. Quanto ci saremmo sentiti meglio con un bel pianto, vero, Don Edmondo? Ah. Io ho sempre reagito, Pedrito. Tutta la vita ho reagito a questo pianto e al troppo sentimento. Il mio è stato un lottare, un confrontarmi con tutto quello che accadeva per tirare su una famiglia nel miglior modo possibile. Per che cosa? Per vedere ora questa famiglia che si sta sgretolando poco a poco. Dunque, mi deve perdonare, amico. Ma quello che lei sta dicendo è comunque un pianto. Lei sta piangendo. Ma secondo me, credo anche che lei stia esagerando. Vede, la famiglia può tornare ancora a riunirsi. Se si fa attenzione, ognuno fa la sua parte e le cose si aggiustano. E tutti noi abbiamo il diritto a confrontarsi, no? Quando c'è lo stesso sangue. La verità è che, e cosa posso dire perché non sembrino parole vuote, la famiglia quando uno ce l'ha, non la butta via. Sì, certo. Però ora tutti me lo stanno dicendo, sembra che io mi sia sbagliato in tutto. Ma quando io mi sentivo al culmine, quando i miei figli erano già nati, e quando io pensavo di vedere in loro quello che avevo sognato tutta una vita, beh, all'improvviso mi è crollato tutto. Io credo che lei non si renda conto di una cosa. No, va pure avanti, dimmi. Vede, secondo me, mi scusi,
Lei si è sbagliato. Completamente. Si è sbagliato. Nel credere di riuscire a programmare i figli. I figli sono esseri viventi. Persone che pensano, che decidono. E i figli non sono un progetto che lei attua. E va realizzando poco a poco. No, no, no. I figli, mio caro signore, per dire le cose in modo chiaro e senza equivoci, non sono delle marionette. Sì, forse tu hai ragione, Pedrito. I miei figli li volevo programmare, ed è esattamente per questo che mi sento male. Per Giove mi sono sbagliato in tutto. Sì, chiaro, da giovane mi innamorai della madre di Luisana, Esther. E quando mi lasciò, io per molti anni continuai a vivere con questo ricordo, sì. Sì, chissà, forse perché tutto lo avevo già ottenuto nella vita, meno il suo amore. Dopo mi sposai con Estella, che effettivamente mi diede un po' di serenità. Ma io vivevo perseguitato da un'altra passione. E adesso c'è Estella che vuole separarsi. Io ho perso i miei figli. E così mi sento inutile, solo. Pedrito, tu credi che tutto quello che ho costruito nella vita sia realmente sbagliato? È una domanda difficile, Don Edmondo. Molto difficile, per la quale non ho alcuna risposta. Io sono un ottimista. Una volta qualcuno mi disse che tutti i giorni di prima mattina bisogna prendere la pillola della felicità, appena ti alzi. Che so, guardare un albero, sorridere a un bambino. È questo che dà felicità alla gente. Tutto ciò rende contenti. Io lo faccio e mi va sempre bene. Io sono il povero più ricco di questa città. E prenda la sua pillola, Don Edmondo. Io sono come una farmacia di turno. Per i miei amici sono sempre aperto. Io mi sono sbagliato anche con te, Pedrito. Davvero. Molto bene. Allora dovrò cominciare ad aggiustare un'infinità di cose e a imparare a ricordarmi soprattutto di prendere la pillola. Già, ho fatto molta confusione, è vero? Sì, signore. Bene, arrivederci, Pedrito. Dammi questa ricevuta di Juan Miguel e così la metto a posto. Eccola qui. Amici? No, molto di più che amici. Ti ringrazio di tutto. Ah, niente ringraziamenti. Amore mio, che cosa sarà meglio per noi due? Per la tua mamma che è talmente confusa. Per te che hai tanto bisogno di un papà. Io lo amo, figlia mia. Gli voglio molto bene. L'ho sempre amato. Ma adesso ho paura. E non solamente per me, ma anche per te. Perché dovrai superare delle cose che avrei preferito evitarti. Amore, amore. Io non so che cosa fare. Non è per orgoglio, è per timore, per... Che faccio, tesoro? Sono così confusa. Che devo fare, amore mio? Piccola. Mamma, dov'è mio papà? Perché non viene il mio papà? Ti prego, voglio vederlo subito. Il tuo papà è malato, amore mio. E quando una persona è malata, è meglio che riposi a letto. Deve visitarla il dottore e deve dormire molto se vuole guarire presto. Allora anch'io dormo, mamma. Io dormo così sto sempre bene. Ma che cosa dici? Tu non stai male, bambina. Tu sei sana. Non hai niente. Io non
sono malata, però ho sonno. E se io mi addormento, mi va via il sonno, non è vero, mamma? Sì, è proprio così. Adesso dormi. Fa la nanna da bravo. Trovare una soluzione, amore mio, per tutte e due, per poter essere anche noi felici, perché siamo le uniche donne che Juan Miguel abbia mai amato. Non dimenticare che sono tuo marito, dammi un bacio, ti desidero, capisci? Sono tuo marito, Luisana, non puoi rifiutarmi. Lasciami! Ci sono anche tanti ricordi. Quando tu mi abbracciavi. Quando correvamo felici sulla spiaggia. Voglio guarire, sì. Per te, Lita. Figlia mia. E per te, Luisa. Voglio tornare insieme a voi due. Perché siete le persone più importanti della mia vita. Mi devo curare. Io voglio guarire. Io devo guarire. Buongiorno. Ah, finalmente siete arrivati. Sì, sì, può appoggiarlo. Sì, signora. Signorina Clarissa, potrebbe passare un attimo qui da me? Sì, grazie. Fermi qui. Sì, dimmi. Finalmente è arrivata. Grazie. Arrivederci. Grazie al cielo la cosa. Sì, già. Meno male. Questi sono gli altri inviti. È un caso se li hanno fatti. Chiedevano perché non li abbiamo ordinati insieme. Sono idioti, guarda. Sapevo che sarebbero mancati degli inviti. Ti dispiace metterli sopra la scrivania? No, con piacere. Accidenti. Quello ci distrugge il telefono. Non capisco, ma che succede? Sto provando a telefonare, ma cade sempre la linea. Accidenti, appena faccio il 5 cade. Non so. A te cadono le linee e qui i telefoni. Signora Val, le passo la comunicazione dal centralino, sempre che il telefono funzioni. Un momento. Funziona? Sì, sì, adesso c'è la linea, sì, funziona. Bene, grazie. Bene. Allora è tutto pronto. D'accordo. Ah, mia cara, vedrai che stasera andrà tutto bene. Deve riuscire assolutamente, perché ci è costato un mucchio di soldi, eh? Dovremo chiamare un fattorino motorizzato che si occupi di recapitare gli ultimi inviti che mancano. Avanti, ci pensi tu? Sì. Gli inviti sono sulla scrivania, signorina Clarissa. Grazie. Ho deciso, domani voglio fare proprio una bella mangiata. No, domani, stasera, la festa, oh, è stasera. Certo, stasera. No, io ho un difetto. Che difetto ho io? Ti dimentichi tutto. Vero. Va bene, ci vediamo. Ciao, Paciaco, ci fa così a ridere. A volte la memoria può giocare dei brutti scherzi. Ma quale memoria? Che lui ha le pile un po' scariche. Speriamo bene. E tu hai qualche problema? No, no, va tutto bene, tutto perfetto. Sono contenta. Sì? Va bene, falla entrare. Se hai bisogno di qualcosa, chiamami. Certo. Oh, buongiorno, mi scusi. Buongiorno. Ciao, Luisana. Come stai, mia cara? Estella, c'è qualcosa che non... No, cara, no, non ti preoccupare, non succede niente. A parte quello che tu già sai. È che mi sono stancata di chiamare tutta la mattina per telefono. È sempre occupato. Sì, è vero, è stato sempre occupato. C'era molto lavoro. Come sta, Juan Miguel? Mi hanno chiamato dalla clinica poco fa...
E mi hanno detto che ha passato una notte molto tranquilla. Come sono contenta. Accomodati. No, 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 grazie. Volevo chiederti di... Sai, sono venuta per dirti se potevamo andare a mangiare insieme. Poi? Ma sì, certamente. Possiamo anche uscire subito. Benissimo, d'accordo. Soltanto un momento. Sì, certo. Clarissa? Mi assento un po', va bene? Vado a mangiare con... la signora Bernal. Ti prego, pensa tu a parlare con quelli dell'agenzia. Sì, mi hanno detto che avrebbero chiamato loro per telefono. Uh-huh. Bene, ci vediamo più tardi. Ciao, Clarissa. Possiamo andare? Andiamo. Flor, che fai? Che sta succedendo, tata? Perché le permetti questo? Perché permetto che cosa, signora? Non può fare certe cose. E si può bruciare, è pericoloso. E poi può anche rovinare la roba, ma no, signora, bruciare poi. Ah, ti ho sentito, mamma. Stai dicendo a tata di non lasciarmi stirare. Ma no, mia cara, è perché penso che ti può accadere qualcosa mamma, di male. Mamma, non mi succede proprio niente, niente. Guarda che io so stirare, io sono una donna. Capito. Lei è una donna e sa come si fa a stirare. Certo, lo so. E dove diavolo hai imparato? All'istituto, mamma. Senti, anche ieri ci hanno dato questo compito e io ho stirato qui, vero, tata? Ma certamente. Visto? Beh, se è così, stavo per dirglielo prima. Senti, sai come si chiamano questi? Lavori domestici. Ah, lavori sì. Domestici. Sì, mamma. Molto bene. Che te ne pari? Hai visto come la nostra ragazza si dedica ai lavori domestici? Veramente a me non dispiace affatto, perché così so già che mi darà una mano dentro casa. Certo. Io ormai sono la vecchietta e ho bisogno che qualcuno mi faccia da bastone per la vecchiaia. Ah, vedrai, nonna, io farò tutti i lavori da sola, ti aiuterò io. Non ti devi preoccupare. Grazie, mia cara, grazie che ti preoccupi di questa povera vecchietta. Non sei vecchia, nonna, sei la più bella. E non immagini quanto ti voglia io, bene. Io ti voglio bene. Vedi che sto imparando? Ma certo, guarda, sì. Guarda, brava. Guarda come mi sta venendo. Ah, sì, bravo. Ecco, visto, te lo dicevo. Senti, quando devi tornare all'istituto, mi piacerebbe accompagnarti all'autobus. Sei contenta? Certo, sono molto contenta. Mi piace davvero l'istituto e mi trovo molto bene con la gente che sta là. Bene. Quando vai ti voglio accompagnare per vedere come ti insegnano. Non mi devi accompagnare, ci vado da sola. Però io credo che sarebbe meglio che ci fosse qualcuno ad accompagnarti, no? Sì, ma queste cose ce le insegnano anche all'istituto. Andare da soli sull'autobus, a non perderci, a salire e scendere, a stare attenti con il fuoco. Tutto questo ce lo insegnano là. Ecco, lo vedi? La mia piccola nipote è molto intelligente. Mio padre... Io l'adoravo. Per me lui era la forza, l'esperienza. E io mi sentivo protetto. Sì, volevo sempre imitarlo in tutto. E oggi? Che significa oggi suo padre per lei? Non lo so. Sta mentendo, Juan Miguel. Lei sa bene che cosa rappresenta. Io? Sì, lei. Perché? Lo ha aggredito a parole. Gli ha urlato contro che era l'unica causa del fallimento con Luisana. Luisana. Luisana, sì. Di Luisana, sì. È di mio padre che non voglio parlare. Non voglio pensare a queste cose. Mio padre è mio padre. Lasciamolo in pace, per favore. Mi sono stancato di queste domande. Che c'entra in questa storia? Non voglio vederlo. Mi dica una cosa, Juan Miguel. Lei prova dell'odio per suo padre? Sono stanco, non voglio parlare. Voglio vedere Luisana e stare con lei. E voglio uscire di qui. Ehi, un momento, non faccia così. Mi ha chiesto lei di aiutarla, di curarla. Io mi sono offerto per questo.
Quindi è meglio che le dica subito che per un po' lei ed io dovremmo vederci e parlare molto spesso. Juan Miguel. Cosa c'è? Dov'è Luisana? Luisana la rivedrà molto presto, non si preoccupi. Io le prometto di riportare qui sua moglie, però bisogna aspettare il momento giusto per incontrarla. Mi dica una cosa, Juan Miguel, lei ha fiducia in me? Mi risponda, Juan Miguel. Lei ha fiducia in me? Sì. Sì. Ho fiducia in me. Thomas, c'è da firmare l'assegno per pagare il personale. Perché? Dov'è Luisa? Non c'è, è andata a pranzo con la madre di Juan Miguel. A quanto pare quella famiglia non ha nient'altro da fare che molestarla. Quando non è il vecchio pazzo, è donna Estela. Non le danno proprio pace. Oh, andiamo, Thomas, non dire sciocchezze. Non è stata portata via con la forza, ha deciso lei di andarci, tutto qui. Perché la confondono? Non le danno respiro per non farla pensare. Quello che vogliono è coinvolgerla in questa squallida storia, tenerle la mente sempre occupata. Sì, però donna Estela è l'unica che non l'ha mai tormentata, al contrario. È stata sempre dalla sua parte. Questo è ciò che vogliono farle credere, ma sono fatti tutti della stessa pasta, Clarissa. A nessuno di loro funziona il cervello. Dovrebbero essere rinchiusi in manicomio. Senti, Thomas, sei davvero ingiusto quando parli così. Estela è ingiusta con Luisana. Come fa a non capire che ha bisogno di essere lasciata in pace? In pace, libera di pensare e prendere le sue decisioni da sola. Voglio dirti una cosa, Thomas. Credo che dovresti accettare la sconfitta. Perché finché Juan Miguel è ammalato, dubito moltissimo che Luisana si separi da lui. Io invece vorrei sapere quante possibilità ci sono che quel matto recuperi completamente la ragione e venga dimesso dalla clinica. E l'unica persona che può dirmelo è il medico che lo sta curando. Aspetta un momento, Thomas. Scusami, ma non credo che il dottore ti potrà dire qualcosa. Questo è un segreto professionale. In tutti i modi andrò a parlargli. Devo assolutamente scoprire se guarirà o no. Beh, cosa speri di ottenere, dimmi? Non lo so, Clarissa, ma Luisana non può essere così pazza da legare la sua vita a un matto. Deve esserti sembrato strano che sia venuta a cercarti, vero? Nel mio ufficio. Sì, certo. Mi sono anche spaventata perché la prima cosa che ho pensato è che fosse successo a Juan Miguel qualcosa di brutto e doveva essere molto grave se era venuta a dirmelo. No, per favore. Che il signore continui ad assisterlo. Fortunatamente il dottore mi ha detto che sta reagendo bene alla terapia. Ne sono felice. Tesoro, devo confessarti che non sono venuta solo perché desideravo pranzare con te, ma anche per un altro motivo. Volevo stare un po' da sola con te. Mi dica. Voglio che tu risponda sinceramente a una mia domanda. Quello che senti per mio figlio è amore o semplicemente compassione? Ti prego, rispondi. Io devo saperlo, Luisana. Credo che non gli farei del bene se provassi compassione per lui. Certo, mi dispiace che stia attraversando questo brutto momento così difficile per lui. O meglio, per tutti noi. Però la mia non ha pietà. Questo no, Stella. Io sono innamorata di mio marito. Era proprio questo che volevo sentirti dire. Dovevo esserne sicura. Non so come spiegarti. Per me significa potermi aggrappare a qualcosa, a una speranza. Dovevo esserne certa, capisci? Prima di poterti parlare da donna a donna. Tu ed io stiamo vivendo una situazione che, anche se per motivi e sentimenti diversi, ci colpisce allo stesso modo. Sai, ricordo ancora il giorno che mio figlio ti ha portato a casa. Una ragazza carina, disinvolta, sicura di sé. Ed è stato proprio questo quello che mi ha conquistata subito. Quell'aria sicura, la tua personalità. Eri così innamorata di mio figlio che, beh, chiunque poteva accorgersene. Anch'io ricordo perfettamente. Ricordo gli occhi fissi di Edmondo puntati su di me. E da quel momento ho cominciato ad avere paura di lui. Chissà, forse avrei dovuto lasciar perdere. Però io amavo Juan Miguel.
Avrei fatto qualsiasi cosa per lui. E mi sono abbandonata a un sentimento che non avevo mai provato. L'amore. Lui sana. Adesso dobbiamo parlare dei pro e dei contro di una possibile tua riconciliazione con mio figlio. E Stella, in questi ultimi tempi ho pensato spesso di tornare con Juan Miguel, di correre fra le sue braccia e non pensare a nient'altro che al mio amore per lui e al matrimonio. Sì, però non posso pensare solo a me stessa. C'è anche Elita, capisci? Ho bisogno di tranquillità, di sicurezza. Molte volte vorrei dimenticare quello che sento. L'uomo che mi ha resa donna, con il quale ho vissuto per anni e anni, Stella. I migliori della mia vita. Con lui ho conosciuto l'esaltazione, ma anche l'angoscia. Ed è per questo che voglio rifarmi una vita con Thomas. E poi... Oh no, sarebbe un grosso errore, Luisana. Non puoi sposare un uomo che non ami. Sì, lo so, per questo non l'ho ancora fatto. Purtroppo non ho un carattere forte, ho sempre bisogno di qualcuno. Sono una vegliacca. Ma non posso riconciliarmi con Juan Miguel solo per paura di affrontare la vita da sola con mia figlia, no. Che bisogno ha una professionista come me, con un buon lavoro, con delle belle prospettive, di tornare a lottare con la gelosia, la sfiducia e la pazzia di un uomo come Juan Miguel? Perché una donna ha bisogno di un uomo, del suo appoggio, del suo amore. Tu hai detto che ami mio figlio. Certo che lo amo. Però l'amore è qualcosa di diverso. Un po' di pazzia ci vuole, sì. Ma soprattutto comprensione e rispetto. Questo è successo perché eravate troppo giovani. Ma io so che quello che avete passato vi servirà da esperienza, tesoro. Vedi, quello che avete vissuto accade a tutti i giovani che decidono di sposarsi in fretta senza rifletterci neanche per un attimo. Si tratta di salvare un amore, un matrimonio, una famiglia. È difficile decidere. Che cosa farebbe lei al mio posto se fosse costretta a scegliere razionalmente, logicamente, tra un uomo come Juan Miguel e un uomo come Thomas? Il signor Juan Miguel Bernal è in via di guarigione. Sì, di questo ne sono già al corrente. E quello che voglio sapere è se guarirà perfettamente o se le crisi si ripeteranno con il tempo. Insomma, se si possono considerare un sintomo di vera pazzia. Mi spiace doverglielo ricordare, ma è un mio paziente. E lei dovrebbe capire che non sono autorizzato a parlare dei suoi problemi con nessuno. A meno che non sia un suo familiare. Sì, certo. Però a me interessa molto saperlo. Senta, non comprendo quale interesse possa avere lei in questa faccenda. Ma qualunque esso sia, io non posso darle nessuna informazione. Vede, dottore, mi sta a cuore perché dalla guarigione di Juan Miguel dipende la mia felicità. Non capisco a cosa si riferisca. L'unico legame che esiste fra voi è una denuncia che è stata sporta contro di lei dal mio paziente. Avanti. Mi scusi, dottore, ma il signor Bernal desidera parlare subito con lei. Ah, certo. La prego, dottore. Non mi ha risposto. Le ripeto, non sono autorizzato a darle informazioni, d'accordo? Capisco. La ringrazio di avermi ricevuto. Buonasera. Chi sceglierei fra Thomas e mio figlio? Beh, se quello che sto cercando è serietà, sicurezza, responsabilità, sceglierei Thomas. Però se quello che voglio è l'amore, che in fondo è la cosa più importante nella vita di un essere umano, allora sceglierei Juan Miguel. Sì, lo so che per te è difficile, però quando si è innamorati di qualcuno, bisogna sempre dargli una possibilità. Pensaci, Luisana, per favore. Ti chiedo soltanto questo. Pensaci bene. Io non ti sto chiedendo di sacrificarti, Luisana, perché sarebbe egoista da parte mia farti una richiesta del genere, però vorrei che cercassi dentro di te, che ti chiedessi con molta sincerità che cosa ne vuoi fare della tua vita e non prendere decisioni affrettate. D'accordo, Estella. Oh, lo farò. E quando avrò preso una decisione, so che sarà quella giusta, credo. Ti ringrazio, cara. Oh, è tardissimo, Estelle. Sì, certo. Devo tornare al lavoro. Vediamo. Se non torno mi uccidono.
soltanto il tempo di Stella, tocca a me. No, non è neanche un'idea. Li ho già qui, guarda. E non dobbiamo neanche aspettare il cameriere per il resto. Andiamo, sì. Per te è tardi. Scusami ancora. No, non preoccuparti. Capisco che le debba sembrare strano rivedermi, signor Edmondo. Sì, ad essere veramente sincero, sì. Soprattutto in questo ufficio. Vede, il fatto è che fra noi due ci sono molte cose da chiarire. Beh, a questo punto, Jenny. Certo, a questo punto. Una volta mi ha detto che stavo rovinando la vita di Juan Miguel. Ma questa era soltanto una sua impressione. Jenny, io sto dubitando di moltissime cose che prima credevo fossero certezze. Adesso l'unica cosa che mi interessa è la salute di mio figlio. Juan Miguel è malato. Beh, ecco, con tutto quello che gli è accaduto, gli sono saltati i nervi e ha avuto una violenta crisi. Continui, per favore. Voglio sapere come sta Juan Miguel. D'accordo. Ha rischiato di diventare pazzo, Jenny. Non è possibile. Io non ne sapevo niente. Si è sposato con Vittoria, vero? No. E non credo che lo farà mai. Perché mio figlio, l'unica persona che vuole al suo fianco, è Luisana. E lei mi sta vicino? Beh, sì, ho dovuto adattarmi alla sua presenza perché, come ti ho già detto, in questo momento l'unica cosa che mi interessa è la salute del mio ragazzo. Bene. Forse Luisana è la cura più adatta. Sa una cosa? Tutte le donne, compresa me, che in un modo o nell'altro abbiano avuto a che fare con Juan Miguel, sono arrivate alla conclusione che l'unica donna che lui ama è Luisana. Mio figlio ha sofferto molto per lei. Eh sì, hai ragione, Jenny. Lui non ha mai smesso di amarla. Le stesse scenate di gelosia lo dimostrano. Mi dispiace moltissimo che Juan Miguel si sia ammalato. Ero venuta per portargli una buona notizia. Quale? La compagnia sta riconsiderando il suo licenziamento. Beh, grazie alle mie continue insistenze. È abbastanza probabile che lo riassumano. Naturalmente non come primo pilota, ma come secondo ufficiale. Insomma, adesso non resta che sperare che guarisca. Dopo essere stato per anni comandante dei DC-10, deve ritornare ad essere un secondo pilota, no, no. Ma è l'unica alternativa, signor Edmondo. Vede, se non l'avessero licenziato loro, ma avesse preso, che so, un periodo di aspettativa, allora sì che avrebbero rispettato il suo grado di comandante. Ora però deve ricominciare da capo. Come se non fosse un bravo pilota, come se non sapesse manovrare un aereo e tutte quelle emergenze a cui ha saputo far fronte non contano più niente? Non servono a niente? Ma certo che contano, non c'è dubbio. La compagnia sa perfettamente che è sempre stato un ottimo elemento. Per questo motivo stanno riconsiderando il suo caso, per dargli un'altra opportunità. Già, però come secondo ufficiale. Sì, signor Edmondo, come secondo ufficiale. Mi creda, Juan Miguel capirà il perché. Perché nella nostra professione le cose vanno così. E inoltre, dovrà andare per un periodo in Olanda per un corso di addestramento. No. Non darò mai la mia approvazione. Don Edmondo, perché non lascia che sia lui a decidere?